scuola è difficile fare un gruppo, un gruppone, diciamo, perché si sa, in una classe sono tanti piccoli gruppetti, no? C'è il gruppo di chi va a giocare a calcio insieme, c'è il gruppo di chi gioca semplicemente insieme, di chi va insieme in discoteca. Poi però bisogna fare molta attenzione, perché si possono anche creare degli altri gruppi che sono invece molto pericolosi. E oggi siamo qui per abbattere anche questi gruppi. Tante volte facciamo delle sciocchezze tutti insieme, facciamo un gruppo perché è solo così che troviamo la forza per essere veramente vigliacchi. E tanto vigliacchi sono anche coloro i quali si rifugiano dietro una tastiera o uno schermo per schernire degli altri ragazzi, altri coetanei. Io sono sicuro, e sono sicuro che anche voi sapete perfettamente, che non è che possiamo migliorare il mondo semplicemente stando qui in Piazza San Carlo, parlando di questo bullismo, di evitarlo in toto. Questo è vero, non possiamo cambiare il mondo così con uno schiaffo di dita, ma sono sicuro, e credetemi, questo è vero, che intanto possiamo cominciare migliorando questa città, la città in cui state studiando. E per migliorarla è molto facile. Quando diventate violenti in modo intenzionale, o quando fate un commento offensivo nei confronti di un vostro coetaneo, è un sospetto. Siete voi che state peggiorando il mondo, non gli usi politici. Quindi mi raccomando, evitiamolo questo gioco. Ok? Ragazzi, detto questo, fate un applauso di gruppo. Dopodiché, io sono fino a tre e il mio tre cominciamo ufficialmente questo flash mob, che è un grande abbraccio comune. In totale silenzio, la piazza deve zittire proprio tutta, totalissimo silenzio. Dopodiché, dopo circa 30 secondi, invece scoppieremo in un urlo di gioia enorme e daremo la conclusione a questa mattinata molto importante per tutti. Siete pronti? Allora, mi raccomando, silenzissimo! 1, 2, 3.